Perfetto, potete iniziare quando volete. Va bene Alberto, grazie. Siete su YouTube. Allora, buonasera e benvenuti al secondo incontro del ciclo Il coraggio delle serpi, dialogo e non violenza. Diciamo che queste sono le caratteristiche che hanno influenzato nel lavoro del nostro di quant'anni, nel lavoro di volontariato. Il lavoro di comunicazione e dialogo con le altre culture e con le altre realtà, sia locali sia estere. Allora, questa sera abbiamo il professor Marco Labate, ricercatore dell'Università di Urbino, che ha scritto un libro. Forse l'unico esperto in Italia di questo campo, che vanno una cosa che spazio di tutti. Allora, l'obiezione di coscienza nell'Italia repubblicana. Allora, il concetto che siamo partiti è che siano scelte controcorrente. Scelte controcorrente, che sono le scelte quelle del volontariato di fronte diciamo, all'andamento della società va contro, non contro il senso, contro il flusso della corrente. Allora, fare il prete operaio, come l'altra volta, era una scelta coraggiosa all'interno della Chiesa e all'interno della società. E Don Giancarlo ti ha usato la sua esperienza personale. Qui entriamo nel campo della questione di coscienza della leva militare, che mi correggerà il professore. Dove anche lì non era che dire sì e no, forse il contrario. Dire no era molto dura per tutti i sensi, per molte cose. Allora, entriamo in un incontro e capire anche le cose che sono avvenute, la legge che è stata, che ha compiuto 50 anni e che ha costato sacrificio di moltissime, moltissime persone che nessuno più ricorda, oppure nessuno più menziona. Ecco, allora entriamo nel merito di questo incontro. La parola su Nil, che fa da moderatore. Marco Labate ha conseguito il dottorato di ricerca in studi umanistici all'Università di Urbino e collabora col Centro Studi Tereno Regis. Tra le sue più recenti pubblicazioni vorrei ricordare la fonderia Montecatini, storia di una fabbrica, Futura 2021, saggio del libro curato da Cesare Panizza e Silvia Cecchi, Indagare l'Italia Repubblicana per Aras Edizioni 2021, e il libro di cui parleremo questa sera, un'altra patria, l'obiezione di coscienza nell'Italia repubblicana, Pacini Editore 2020. Quest'ultimo libro che ho menzionato è forse uno dei pochi in Italia su questo tema, soprattutto che racconta una storia particolare, molte volte spesso dimenticata. La prima domanda per il professore è: dopo il secondo conflitto mondiale, nel 1948 si sviluppò a livello mondiale nel mondo una certa idea di patto, una certa idea di pace, grazie anche agli appelli di Gary Davis, che portò di fatto alla dichiarazione di cittadini del mondo. E anche all'interno dell'antifascismo vi furono figure come autori, letterati come Morgese e un deputato dell'Assemblea Costituente, Ugo Damiani, del movimento mondialista, unionista. Queste idee erano presenti anche già nella Resistenza o sono idee che si sono sviluppate successivamente? Allora, intanto buonasera a tutti e a tutte e grazie dell'invito, grazie all'associazione
VTM Magis, anche perché parlando di scelta di coscienza, cioè, lo dico anche per chi è online, stando in questa stanza dove sono accolto, tutto parla di scelte di coscienza, di scelte anche controcorrente, di progetti che entrano dentro una visione antropologica di solidarietà, di aiuto, di sostegno. C'è una, diciamo, una storia, se ho sentito bene, trentennale, comunque tanti anni dietro questa, a questa esistenza, a questa stanza. E allora credo che la prima cosa è parlare di obiezione di coscienza in un contesto che vive pienamente, che ha rinnovato per così tanto tempo scelte di coscienza così importanti, è assolutamente un momento prestigioso, quindi vi ringrazio. Ringrazio Francesco di fare da moderatore, conosco lo spessore intellettuale di Francesco come storico, e quindi è un piacere questo dialogo. Qui mi permetto solo, poi entro nel merito, salutare anche queste scelte di coscienza che io ho, che io raccontato da storico, poi le ha fatte e le ha vissute, perché vedo che sia in presenza Sandro Gozzo, che è stato obiettore, autoriduttore alla fine degli anni 70, e con un'azione che poi ha portato a quella parificazione valoriale e legale tra servizio civile e servizio militare, perché poi dalle azioni degli autoriduttori è venuta la sentenza della Corte Costituzionale dell'89 che ha parificato i servizi. Online ho intravisto Claudio Pozzi, che invece è stato obiettore di coscienza all'inizio degli anni 70, nel 72, e quindi è stata proprio una di quelle figure, e tra l'altro ha pubblicato un bellissimo diario, quindi in questo cinquantennale anche recuperare le memorie degli obiettori può essere un bel passaggio. Tra l'altro ce ne sono di veramente belle nel raccontare un tessuto umano, una traccia anche di sentimenti, di vissuti, una intimità che interagisce col gesto, che è quella quotidianità dei sentimenti che anche nella ricerca storica non va mai sottovalutata. Claudio Pozzi è stato una di quelle persone a cui dobbiamo la legge 77. Quindi mi sembra che ancora prima, io che ho studiato le scelte di coscienza, poi c'è chi la storia l'ha fatta veramente, e quindi un omaggio è più che doveroso. Entro nel me. Cosa accade nel dopoguerra? Cosa, nella resistenza si parla, è presente questa idea di non violenza, o comunque un'attenzione all'obiezione di coscienza al servizio militare. La resistenza è comunque una lotta armata. Ora, questa idea è in qualche modo presente, per esempio, in Aldo Capitini, che avrebbe, diciamo, partecipato all'antifascismo cercando di dare una declinazione non violenta, però in realtà Aldo Capitini avrebbe poi riflettuto proprio sul fatto che la non violenza va preparata in tempo di pace. Non si può immaginare di improvvisare una reazione non violenta, una resistenza non violenta, quando scoppiamo, quando ormai il nazismo imperversa per l'Europa. Allora il suo tentativo di portare avanti una resistenza non violenta in realtà non è presente, non ha una possibilità di manifestarsi durante la Seconda Guerra Mondiale. C'è però un'idea che passa dalla resistenza all'immediato dopoguerra. Andando a leggere molte memorie di partigiani, anche le lettere dei condannati a morte, no? Una lettura straziante per certi versi, ma anche che ci restituisce quel tessuto valoriale su cui è nata la nostra Repubblica, che a volte ci appare lontano, però la nostra Repubblica è stata fondata anche su uomini e donne che, di fronte anche agli ultimi istanti della vita, guardavano a quella prospettiva di dire: sì, noi stiamo combattendo, ma perché questa sia l'ultima guerra.
questa idea del futuro, di un'immagine di prendere le armi quasi per necessità, immaginando però che poi per i propri figli e le proprie figlie questo sarebbe stata una sorta di liberazione definitiva, era una delle utopie che non era presente in tutti. I partigiani sono, diciamo, un movimento molto composito e in cui vi è un rapporto diverso con la violenza, non è... Però diciamo che questa idea era presente. E la ritroviamo, per esempio, anche in contesti inaspettati. Se noi andiamo a prendere i primi documenti dei primi gruppi della Democrazia Cristiana, tanto nel gruppo di Milano quanto in quello di Roma che si riuniva a casa di Guido Bonnella, noi troviamo una, nei progetti futuri, nei progetti avveniristici, non l'obiezione di coscienza al servizio militare, ma l'idea che l'esercito doveva essere un esercito mondiale, impostato soltanto su un'idea comunque non obbligatoria del servizio militare. In alcuni casi, soprattutto in quel mondo cattolico, teniamo presente che c'era comunque una tradizionale ritrosia rispetto alla leva obbligatoria. La leva obbligatoria era stata una creazione napoleonica, quindi veniva da un contesto diverso. Però la cosa molto interessante è che all'interno di contesti particolari, come la rifondazione del vecchio Partito Popolare, che sarebbe stato quello della Democrazia Cristiana, si mette in discussione l'istituto della leva obbligatoria. E poi arriviamo al dopoguerra e agli Harry Davis. È chiaro che la Seconda Guerra Mondiale è qualcosa di così devastante nel vissuto di ogni famiglia, ancor più della prima. Anche la Prima Guerra Mondiale aveva avuto un impatto devastante. Era un impatto che veniva molto in parte dai racconti del fronte. Cioè, l'elemento per molti c'era questa divisione tra chi aveva avuto un'esperienza diretta della guerra e chi se l'era sentita raccontare, o chi l'aveva vissuta perché aveva perso un figlio, un marito. Ma era comunque una sofferenza, un dolore che non aveva a che fare col vedere la guerra, a meno che non si fosse in quella zona di confine. Per la Seconda Guerra Mondiale questo steccato crolla. Li conoscono loro. C'è nessuno che abbia vissuto quegli anni che può dire io non so cosa sia la guerra in Europa. E con le sue molteplici forme, le rappresaglie, i bombardamenti, il mercato nero, la borsa nera, sono tante contesti che una famiglia dell'epoca aveva vissuto. E allora, una volta che la guerra mondiale finisce, non c'è più spazio, anche perché finendo si porta avanti due grandi inquietudini e tragedie che avrebbero attraversato poi il Novecento. La prima è quella della Shoah, che abbiamo ricordato due giorni fa nel giorno della memoria, cuore di tenebra dentro quell'Europa della cultura, dei diritti, del progresso illimitato. Improvvisamente tutto questo era finito con la Shoah, tra l'altro avvenuta nella Germania, che era stata nell'Ottocento, ma ancora negli anni venti del Novecento, pensiamo alla Repubblica di Weimar, Berlino era stata la capitale culturale del mondo. A Berlino era nato il Bauhaus, era nata... il cinema berlinese, per farci soltanto a Fritz Lang. Quindi proprio lì, dove era stato un grande contesto culturale, teatro con Bertolt Brecht, che lo rinnova in maniera completo, era avvenuto, diciamo, si era arrivati a forse al momento più buio della storia del mondo. Allora questo elemento torna nelle riflessioni del dopoguerra, e l'altro aspetto è che l'uomo per la prima volta era dotato di un'arma che ne metteva in discussione la stessa sopravvivenza. Questo è un dibattito che via via, diciamo, dopo la fine della Guerra Fredda si è via via ridotto,
ma la questione degli armamenti, la questione degli armamenti nucleari e della potenzialità distruttiva era evidente nell'immediato dopoguerra con le due bombe di Hiroshima e Nagasaki. Se scoppia una terza guerra, cosa sarebbe potuto accadere con due potenze che disponevano di armi che erano in crescente, che avevano una crescente capacità distruttiva? Quindi alla fine quelle di Hiroshima e Nagasaki rispetto agli arsenali successivi erano due bombette, due petardi. Allora, di fronte a questi due abissi, ecco che la questione della pace diventa, viene discussa. Scoppia una sorta di moda della pace. Cioè si riflette e nascono tantissime associazioni pacifiste, alcune hanno durate di pochissimi mesi, ma la pace è una questione discussa, che è al centro del dibattito politico ed è al centro di tentativi di immaginare come eliminare la guerra dal mondo. E soprattutto la portano avanti figure altre che non rientrano dentro i due schieramenti che si formano dopo la guerra fredda e che cercano di immaginare una terza via. Così il movimento unionista, così Gary Davis che immagina una cittadinanza mondiale e rifiuta la cittadinanza americana, raccogliendo un movimento che oltrepassa i confini. Nel 49 Gary Davis arriva in Francia e chiede di farsi arrestare. C'era stato un obiettore francese cattolico, Bernard Moreau, aveva obiettato ed era in carcere. Allora Gary Davis dice, per solidarietà con Bernard Moreau, che poi è il protagonista con altro nome del film Non uccidere di Altant Lara, Jean-Bernard Moreau si fa arrestare. Gary Davis arriva a Parigi e chiede di farsi arrestare. Non lo vogliono arrestare, si mette a manifestare davanti al carcere militare dove si trova Jean-Bernard Moreau e viene arrestato. E non si poteva manifestare davanti a un carcere militare. Questa, diciamo, espansione di nascita di nuove associazioni che hanno la pace come punto di riferimento si affianca dall'altro però allo scopo, alla progressiva tensione tra i due poli. Guerra fredda, Stati Uniti, Unione Sovietica, crisi di Berlino nel 47-48, guerra di Corea nel 1950, ma questo vuol dire anche che a un certo punto prevale sull'idea di come immaginare un mondo senza guerre la necessità o prevale l'istanza politica di l'istanza politica sicurezza. Come invece cercare di rispondere a un'eventuale aggressione dall'altra parte. E allora, l'equilibrio che si viene a instaurare tra le due potenze è un equilibrio di tensione, quello che passa poi sotto il termine di deterrenza. Cercare di avere una tale capacità di fuoco da scoraggiare nell'altra potenza la possibilità di attaccare. E quindi subentra qualcos'altro, cioè accanto a questo sviluppo di movimenti pacifisti, questi movimenti pacifisti rimangono ai margini rispetto al conflitto che include anche le parti politiche del paese, Democrazia Cristiana e Partito Comunista, tutte le altre piccole forze politiche che li attorno, e in cui non si può, trovare, in cui questa terza via alternativa al bipolarismo che sorge rimane schiacciata. Fate conto, per esempio, che in Italia, un'indagine Gallup del 47, del 1947 rileva che l'Italia è il paese dove è più alto di nuovo dello scoppio di una terza guerra mondiale. E allora proprio il fatto che vi sia una paura di una nuova guerra, la paura che cosa genera? Genera solitamente quello di andare a rivolgersi a una sensazione di sicurezza. E questa sensazione di sicurezza ritrova nella costruzione di alleanze militari la sua ragion d'essere, il suo sforzo. Seconda domanda riguarda appunto l'Italia.
Il tema della pace è molto presente nel dibattito all'Assemblea Costituente, attraverso anche delle proposte di legge sull'obiezione di coscienza. Quali sono queste proposte e che ruolo ha la cultura azionista in queste proposte? Innanzitutto dobbiamo tenere presente che quando l'obiezione di coscienza viene discussa in Assemblea Costituente, non esistevano obiettori. Ce n'erano stati durante la Prima Guerra Mondiale, ma nemmeno si erano definiti obiettori. Guido Ceronetti, poeta, fu un attivista per un certo periodo sull'obiezione di coscienza, definiva l'obiezione di coscienza un'espressione esotica, proprio perché in Italia non era diffusa. C'era sui vocabolari, ma non era presente come istanza. E la stessa formula era poco usata. Capitini scrive per la prima volta di obiezione di coscienza nel 1937 in un libro Elementi di un'esperienza religiosa. Come gli aveva trovato questo titolo? Aveva passato la censura fascista, ma scriveva delle cose che erano fortemente contrarie al regime, però aveva avuto una diffusione scarsa e nessuno lo aveva censurato. Il libro di Capitini aveva circolato e aveva proposto un'idea di non collaborazione al male, che altro non era che una proposta di obiezione di coscienza. Ma non l'aveva chiamata così, proprio perché era un termine che veniva dall'inglese e che aveva avuto in Italia una traduzione, ma un utilizzo veramente scarso. Se ne era cominciato a parlare appunto in una di queste associazioni che erano nate per la pace nel dopoguerra. Inizialmente era un movimento di religione fondato da Capitini, poi lo aveva chiamato Associazione dei Resistenti alla Guerra, e qui si era cominciato a parlare di obiezione di coscienza. Era un movimento puramente intellettuale. C'erano stati due obiettori di coscienza, uno era un pentecostale, si chiamava Rodrigo Castiello, l'altro un testimone di Geova, Enrico Ceroni, ma non li aveva conosciuti nessuno. Quindi in realtà l'obiezione di coscienza, quando viene discussa all'Assemblea Costituente, è una opzione, anzi è un'idea, non è un'esigenza che è presente anche soltanto perché magari ci sono tre giovani che la stanno manifestando. È un'idea culturale, cioè l'idea di proporre l'obiezione di coscienza in Costituente ha uno sguardo sul futuro, non sul presente, perché nel presente, nel 47, gli obiettori noti, non c'erano appunto noti, non ce n'erano. E quindi la cosa che in realtà è sorprendente è che di obiezione di coscienza se ne sia discusso. E chi è che l'ha portata? In particolare due deputati, più che la cultura azionista, anche se gli azionisti poi votano a favore di questo emendamento, l'obiezione di coscienza viene discussa dal Partito Socialista dei Lavoratori Italiani e da due deputati in particolare, uno era un cremonese, Ernesto Caporali, l'altro un piemontese, Umberto Carosso. Uno propone, sostiene vari emendamenti di inserire in Costituzione alcuni principi. Umberto Carosso propone innanzitutto che l'esercito sia volontario, quindi non il riconoscimento dell'obiezione di coscienza, ma un esercito volontario. Poi propone che il bilancio dell'istruzione dovesse essere per forza superiore a quello delle forze armate, o almeno pari. Si poteva derogare al massimo un anno, ovviamente non vengono approvate nessuna delle due. Ernesto Caporali invece propone proprio il riconoscimento dell'obiezione di coscienza. Ma prima di dirvi questo vi dico magari due parole su che cos'era il Partito Socialista dei Lavoratori Italiani. Era un partito socialista che si era separato dal Partito Socialista Italiano, probabilmente ne avete memoria almeno sugli anni 70, gli anni 80, ma all'epoca si era separato a Palazzo Barberini nel febbraio del 47, perché non era d'accordo con la politica di Nenni e diciamo l'avvicinamento tra il Partito Socialista e il Partito Comunista, che in realtà era diventata una subordinazione del Partito Socialista e del Partito Comunista. Però il Partito Socialista dei Lavoratori Italiani, inizialmente, poi questa cosa
l'avrebbe via via persa, ma teneva delle solide radici socialiste e cercava di ristabilire un legame con l'antimilitarismo di inizio Novecento, che era stata uno degli aspetti tipici del Partito Socialista. E lo rinnova, proponendo appunto un'adesione all'obiezione di coscienza, che appare in questi due emendamenti, un emendamento che proprio chiede il riconoscimento dell'obiezione di coscienza al servizio militare, portato avanti da Caporali, e poi quei due emendamenti portati avanti da Calosso. Che cosa accade a questi emendamenti? Non vengono votati. Umberto Merlin, che era il relatore di maggioranza dell'articolo 49 della Costituzione, poi diventato 52, quello che dice il servizio militare, che parla del sacro dovere di difesa della patria, dice che il servizio militare è obbligatorio nei limiti e nei modi previsti dalla legge. Umberto Merlin dice no, l'obiezione di coscienza in Italia non possiamo riconoscere, è una questione di setto, pensa ai protestanti, dice una cosa che non riguarda la nostra cultura, e la chiude così. Propone un altro socialista, Paolo Rossi, che invece dice a Umberto Merlin, gli dice non hai capito qual è il problema. Però la cosa interessante è vedere il lutto di questi emendamenti, perché i socialisti, il Partito Socialista dei Lavoratori Italiani votano tutti a favore di questi emendamenti, e anche gli azionisti, ce n'erano due quel giorno in Parlamento, quindi magari se fossero stati un po' di più avrebbero votato. In realtà la votazione ce l'abbiamo solo di uno di questi tre emendamenti, degli altri non ci è pervenuto nome per nome, e quindi non sappiamo come è andata. Ed è l'unico emendamento di cui abbiamo le votazioni nome per nome, è quello sul servizio militare volontario. Ebbene, quindi abbiamo socialisti che votano a favore, gli azionisti, e poi abbiamo tre democristiani che si astengono. E sono, tra questi c'è Giulio Pastore, lo sindacalista, e Aldo Moro. Aldo Moro, durante la discussione nella sottocommissione, prima di andare ad approvare i diversi articoli, c'era stata una discussione in sottocommissione. Addirittura aveva Aldo Moro è quello che pensa alla seconda parte dell'articolo 52, quello che dice che l'esercito deve essere democratico. Sembra quasi un pleonasmo che in una repubblica democratica l'esercito debba essere democratico, però ci tiene a specificarlo, e addirittura si definisce antimilitarista. In costituente, Aldo Moro dice fa professione di antimilitarismo e poi si astiene su questi tentativo di approvare un servizio militare volontario. Capitini ricorda che invece l'emendamento sull'obiezione di coscienza aveva avuto addirittura 100 voti a favore, però non ci è pervenuto il voto nominale, e quindi non sappiamo se è una memoria errata di Capitini, a me sembra un'enormità, 100 voti a favore all'epoca, però ve la riporto perché c'è questo ricordo, e anche Giovanni Pioli lo conferma. Fatto sta che l'obiezione di coscienza non viene approvata, e anche perché qualcuno di voi può dire, ma rispetto a quello che ci dicevi prima, la Democrazia Cristiana che nei primi documenti aveva parlato di esercito volontario, allora che fine ha fatto tutta questa riflessione? La riflessione è finita, perché la Democrazia Cristiana si ritrova a gestire il potere, a gestire il governo dopo la Guerra Fredda. Tra l'altro, quando vengono approvati questi emendamenti è il momento in cui il Partito Comunista viene allontanato dal governo per richiesta degli Stati Uniti, avviene in Francia, avviene in Italia negli stessi mesi di maggio-giugno del 47, e la Democrazia Cristiana si era inoltre ritrovata a subire delle sconfitte nelle elezioni amministrative del 46 e inizio 47, per cui aveva capito che la sua collocazione politica era quella comunque di raccogliere voti conservatori e sostenere un'opzione al momento marginale, ma che sarebbe rimasta in realtà sempre una questione laterale nella storia politica italiana, era una moneta che da un punto di vista elettorale avrebbe pagato poco. E allora in realtà rimangono soltanto queste
tre voti di figure autorevoli, penso a Giulio Pastore e ad Aldo Moro, della Democrazia Cristiana, contrari, cioè che in qualche modo si astengono rispetto al servizio militare volontario. A proposito di Democrazia Cristiana, la figura di Giordani, di Gino Giordani all'interno di questo dibattito, come si colloca? Gino Giordani, due anni dopo la fine della Costituzione, due anni dopo, scusate, l'approvazione della Costituzione, scoppia il caso Pinna, diciamo il primo caso celebre di un obiettore di coscienza, Ferrara. Gino Giordani, insieme a Umberto Calosso, di cui vi ho parlato, presentano un progetto di legge. Presentano un progetto di legge per il riconoscimento dell'obiezione di coscienza. Gino Giordani è un pacifista, porta avanti, avrebbe cercato di portare avanti sempre un dialogo tra est e ovest, e crede che il cristianesimo debba farsi fautore della pace. È impensabile un cristianesimo che non sia pacifista. Questo lo scrive moltissime volte sulla Via, nel suo giornale. E come si colloca? Rimane una figura isolata nel suo schieramento, un'anima bella in qualche modo, però che rimane ai margini, tanto che nel 53 non viene rieletto. E questo un po' è una parabola in cui proprio sulla questione della pace vedremo negli anni 50 queste figure isolate, profetiche per certi versi, ma isolate, Gino Giordani da un lato e Don Primo Mazzolari dall'altro, sulle pagine di Adesso. La domanda successiva riguarda la cultura politica comunista. La cultura politica comunista parteciparono alla resistenza e, come molte culture appartenenti alla resistenza, non ebbero al loro interno una cultura pacifista. Come lavorò il tema della pace e della non violenza, questo anche negli anni successivi? E che ruolo ebbe in tutto questo il movimento dei partigiani per la pace di Emilio Tereni? Sarebbe una conferenza solo questa domanda, perché è molto, tocca tantissimi aspetti, è molto profonda, va a toccare tanti gangli, ecco. Il Partito Comunista come si pone rispetto all'obiezione di coscienza? Fino negli anni 40, quando appunto c'è il primo caso noto di obiettore di coscienza, Pietro Pinna, tende a manifestare una fredda contrarietà. Non gli interessa. Sono pochissimi gli interventi di esponenti comunisti sull'obiezione di coscienza, anzi sono così pochi che i pochi che ci sono preziosissimi, perché ci restituiscono un'idea del Partito Comunista sull'obiezione di coscienza. E qual è l'idea del Partito Comunista sull'obiezione di coscienza? È una scelta borghese, individualista. L'obiettore di coscienza è uno che si vuole salvare l'anima. Dice: non voglio sparare, non cambia le dinamiche di violenza del mondo. Si fa ma certo, anzi siamo non so perché la tappezza anche non ci c'era, non ci viene era dai. Sì, ma l'altro era nell'esercito, una cosa dello Stato, pensavano che le autorità politiche non avevano niente. E molto più avanti, lo Stato niente. Però, diceva, è importante che le persone entrino nell'esercito, non tanto per una questione personale, quanto perché se io sì, mi ha fatto uno spoiler di quello che avrei detto. Assolutamente, no. Partivo da questa visione. No, invece no, grazie, anche perché in realtà è molto corretto questa interpretazione, anzi grazie, mi piace che sia dialogato, anche perché anzi
meno viene l'idea che io sia in cattedra e qui invece che la conoscenza è qualcosa di collettivo e costruiamo un po' mano a mano. No, diciamo, il primo, l'elemento, diciamo, di vedere nell'obiettore comunque qualcuno che si limita a salvare la propria anima, è collegato proprio a quello che sta dicendo sul nome Giovanni, cioè teniamo presente anche altri elementi. Un operaio non avrebbe sparato, diciamo, un militante comunista non avrebbe sparato un operaio, e siamo in un contesto in cui abbiamo i morti che da Portella delle Ginestre in avanti, in cui classe operaia e contadini che stanno cercando di mettere in qualche modo mettere in atto anche il lodo De Gasperi e vengono fermati dalla forza pubblica. Questo è un contesto di violenza che esiste e colpisce classe operaia e classe contadini. Ma c'è un altro elemento, cioè l'idea per il Partito Comunista che un popolo che sa armarsi, se ci fosse stata una nuova dittatura, avrebbe saputo replicare. E allora se tutti ci armiamo, se tutti in qualche modo sappiamo utilizzare le armi, se c'è una nuova dittatura non succede, non si va a finire come nel 2022, in cui l'esperienza del Partito Comunista è quella delle case del popolo, di quella della sconfitta militare, anche perché sostenuta da pezzi dell'esercito, in cui le aggressioni fasciste alle case del popolo sono... Però c'è una cosa da dire, i contesti sono completamente diversi, nel senso che nel periodo ante prima guerra mondiale l'ordine pubblico lo faceva l'esercito, mentre questi Pasolini dei braccianti del sud che erano della polizia. Allora, il concetto di esercito era sindaco, perché nel dopoguerra l'esercito non faceva ordine pubblico, lo faceva la polizia e la cellule. Allora, scusi se entro nel merito di questa, è bene puntualizzare. Allora, avvaloro la tesi che, come diceva lei, se ho, diciamo, i proletari ben addestrati, possono imbracciare le armi e difendere contro un esercito. Sì. Ma siamo nell'ambito dell'esercito. Non so se mi spiego. I proletari contano contro l'esercito dello Stato che è intervenuto contro la democrazia, della resistenza, ma il concetto di ordine pubblico, l'ordine pubblico non lo faceva l'esercito, per cui l'idea che i soldati potessero sparare sugli operai manifestanti non esisteva. No, era solo un timore se diciamo, generazione. Se la cosa fosse andata avanti, perché anche durante la prima guerra, cioè dopo la prima guerra mondiale, l'ordine pubblico in realtà lo fanno i carabinieri più che l'esercito, cioè, però ci sono pezzi dell'esercito che in qualche modo sostengono le squadre fasciste. Non è generale, non è una cosa, però tendenzialmente erano i carabinieri a fare l'ordine pubblico anche. Nel primo periodo del terreno era l'esercito? Sì. Diciamo, i carabinieri sono una parte però tendenzialmente erano soprattutto i carabinieri o la polizia poi a seguire l'ordine pubblico nel primo dopoguerra, la stessa cosa nel secondo dopoguerra. C'era però un'idea di proiezione, cioè che di fronte a sommosse che potessero essere sempre più consistenti, l'esercito potesse intervenire. Quindi certo, non era l'esercito a intervenire, non interviene a Melissa o a Portella delle Ginestre, Portella delle Ginestre è proprio non c'entra nulla, la polizia è un assalto mafioso, quindi non, però diciamo non è l'esercito che interviene, certo, questo magari, però vi era la proiezione, l'idea che se l'esercito fosse intervenuto, un esercito composto da
proletario non avrebbe sparato sulle foche. C'era questa, però era un'ultima grazia, un'ultima. Però no, è opportuno perché forse non ero stato chiaro, grazie della puntualizzazione. Poi c'è un altro elemento, il mito, cioè il fatto, anzi due miti, quello della resistenza armata, quindi era difficile poi andare a sostenere un'idea di non violenza o di disarmo quando comunque sia la stessa uscita dal fascismo era avvenuta attraverso la lotta armata. E il secondo mito era quello dell'Armata Rossa, che comunque è presente. L'idea nei militanti comunisti, soprattutto nella base, e su questo Togliatti avrebbe fatto non poca fatica a mantenere la questione, a calmare la situazione, ma l'idea che tra i militanti comunisti ci dovesse essere un secondo tempo di liberazione che sarebbe arrivato dall'est, dall'Armata Rossa, anche perché c'è tutta una mitizzazione dell'Unione Sovietica che non ha poi un corrispettivo, questo ulteriore elemento è presente. Nelle fabbriche c'è la foto di Stalin. Altro elemento importante, il Partito Comunista vede nell'esercito un luogo di propaganda, un luogo dove si può in qualche modo entrare in contatto con figure popolari, contadini, operai, e in quel caso portare avanti anche dentro l'esercito, entrando in contatto ogni anno con 250.000 persone, la propaganda del Partito Comunista dentro l'esercito è assolutamente forte, sempre in quell'ottica, diciamo, democratica, se vogliamo, dell'esercito. Però è l'azione solitaria dell'obiettore di coscienza non ha nessun tipo di... è veramente una cosa... fate conto che in tutta la storia d'Italia gli obiettori di coscienza fino a 72 sono 706, questi 622 sono testimoni di Geova, stiamo parlando di poche persone, e allora l'esercito invece è un contesto di propaganda ben più consistente. Le stesse mobilitazioni, perché poi il Partito Comunista nell'immediato dopoguerra avrebbe messo in atto la più grande mobilitazione per la pace della storia del mondo, forse Partigiani per la pace, le petizioni dei partigiani per la pace raggiungono milioni di sottoscrizioni. Sono chiaramente azioni pacifiste orientate in una visione in cui tutte le responsabilità sono degli Stati Uniti e l'Unione Sovietica non ha responsabilità nemmeno nella destabilizzazione della situazione in Corea. Oggi sappiamo che è un po' più complessa la situazione di pensare che ci fosse tutta la responsabilità sugli Stati Uniti e nessuna sulla Corea del Nord, che aveva anzi iniziato quella situazione. Sono responsabilità di entrambi gli attori in quello che stava succedendo. La lettura dei partigiani della pace ha senso unico, però sono sempre mobilitazioni di massa. L'obiezione di coscienza invece è un scavare dentro la propria coscienza, è una risoluzione a cui si arriva dopo un percorso tormentato, in alcuni casi in conflitto con la propria famiglia, di uomini che accettano l'idea di stare in carcere per un tempo che può essere, che è indeterminato, perché facevo obiezione, venivo condannato, ricevevo una nuova cartolina a precetto, nuova obiezione, nuova condanna, nuova cartolina a precetto, nuova obiezione, nuova condanna, così fino a che non venivo riformato per una nevrosi cardiaca, come accade a Pinna, inesistente in quel caso, finché non mi ammalavo veramente o finché non ero riconosciuto pazzo di fatto, cosa che accade, cioè alcuni obiettori finiscono nei carceri, diciamo, nei manicomi criminali. E allora questo contesto, diciamo, di tormento anche singolo, riflessione di coscienza singola, non ha un riferimento per il Partito Comunista, che invece si muove in un'ottica di mobilitazione di massa. Tuttavia, ogni tanto i partigiani della pace utilizzano
dei mezzi che sono vicini a quelli degli obiettori di coscienza, ma non cercheranno mai un'alleanza. Per esempio, quando bruciano le cartoline precetto o quando i portuali obiettano, cioè si rifiutano di scaricare le armi che venivano dall'America per implementare la difesa italiana. In quei casi lì ci sono azioni che sono di fatto una forma di resistenza non violenta. Bruciare le cartoline precetto quando abbiamo un richiamo nel 1951 o rifiutarsi di scaricare le armi che venivano dal Patto Atlantico, tuttavia non c'è nessun legame nemmeno in questi casi vi è riferimento all'idea di obiezione di coscienza. È un atto semplicemente politico. Nella fine degli anni 40, negli anni 50, per il primo obiettore. Qual è l'aspetto di diversità rispetto agli obiettori precedenti o altri aspetti dell'obiezione precedente a Petrolina? Perché diventa così mediatico? Qui rispondo, sarò molto rapido. Diventa mediatico perché attorno a Pinna comunica il suo gesto a Capitini. Capitini organizza insieme a Giovanni Pioli, organizza una divulgazione del gesto di Pinna. Scrive ad alcuni giornali, scrive alla War Resistance International e Umberto Calosso fa un'interrogazione sul caso Pinna in Parlamento. E allora i giornali cominciano a interessarsi. Pietro Pinna appare addirittura sulla prima pagina di Crimen, nel caso di Pinna, era un giornale che si occupava di cronaca nera. E appare sulle pagine di molti quotidiani. Comincia a interessare, si intervistano i genitori, si cercano di avere delle notizie che riguardano la sua storia personale, per quale motivo questo ragioniere di banca ha scelto di fare obiezione di coscienza. E quindi il suo caso incuriosisce. La vedova di Woodrow Wilson scrive un messaggio di solidarietà a Pinna, interviene successivamente la sorella di Leon Tolstoi, Tatiana, e quindi il fatto che attorno a Pinna avesse comunicato il suo gesto a Capitini e Capitini lo avesse a sua volta divulgato, fa sì che ci sia il primo caso di obiezione di coscienza. Non è un caso che, per esempio, apre il libro così nel 1949, poco dopo il caso Pinna, obiettore di coscienza diventa una battuta di un film di Totò Lemo Con. Un anno prima era impensabile che un termine così oscuro potesse essere utilizzato da quello che era il comico, diciamo più noto dell'epoca, quindi uno che in qualche modo all'epoca faceva quasi due film all'anno, ecco. Nel corso degli anni 60 il tema della pace entra anche come tema importante anche all'interno della Chiesa cattolica a livello più istituzionale, con la pace, l'enciclica Pacem in Terris di Giovanni XXIII e con il Concilio Vaticano II. Come viene accolto questo dal movimento cattolico e da alcuni esponenti, penso alla Pira e altri esponenti della sinistra democristiana? Diciamo, in realtà il mondo cattolico già negli anni 40, subito dopo il caso Pinna, c'è una discussione attorno all'obiezione di coscienza. È molto più forte che non all'interno del partito. Primo perché Pinna era apparso al processo con la Bibbia sotto il braccio, non con il manifesto. Quindi questo gesto era potente, era un riferimento chiaro al Vangelo. E Pinna tuttavia non si definisce cattolico, anzi dice io lo ero stato, però la Chiesa ha tradito rispetto a quello che è l'idea di pace del cristianesimo. E attorno al caso di Pinna c'è un dibattito nella Chiesa cattolica. L'Osservatore Romano, un po' la voce ufficiosa, appare un riferimento
ai francescani che in Piazza dell'Arengo a Rimini avevano rifiutato di prestare servizio militare nel 300. Dicendo i primi obiettori di coscienza sono i cattolici. E la stessa cosa, un docente di teologia all'Istituto Salesiano Don Bosco, su l'incontro, che era il giornale fondato da Bruno Segre, avvocato difensore di Pietro Pinna, dice che il cristianesimo è il più grande obiettore di coscienza, come prova il rifiuto dei cattolici negli stati comunisti di obbedire a certe leggi evidentemente ingiuste. E parla del servizio militare come una schiavitù barbara che una democrazia ordinata, meglio un governo mondiale, avrebbe dovuto abolire. Cioè, c'è una discussione che parte su, perché non vi è dubbio che vi sono dei problemi rispetto all'obiezione di coscienza. Cioè, Gesù che dice a Pietro di rimettere la spada nel fodero, e poi il fatto stesso, addirittura un cardinale conservatore come Ottaviani, dove ha scritto nel suo studio sul diritto canonico, nella terza edizione, aveva scritto che ormai la situazione delle armi attuali era tale che le condizioni della guerra giusta non si potevano più verificare. Allora abbiamo una riflessione che è cominciata. Questa riflessione viene bloccata dall'intervento sulla civiltà cattolica, di Antonio Messineo, che era un gesuita e che praticamente dice che l'obiezione di coscienza è una questione che, cioè, il rifiuto della violenza vale per il singolo quando agisce nei rapporti con le altre persone, non vale rispetto quando nella vita collettiva regolata dallo Stato. E dice in poche parole che il cristiano non può decidere da sé quando una guerra è giusta o meno, dicendo che di fatto l'obiezione di coscienza ha quella pecca del soggettivismo tipica della mentalità protestante. Questo intervento di Messineo, che si accompagna allo scoppio della guerra in Corea, blocca qualsiasi discussione nel mondo cattolico sull'obiezione. È una sorta di smentito ufficiale. Ma poi c'erano stati degli interventi della Chiesa, soprattutto rispetto ad alcuni prelati francesi, che aveva di fatto fatto capire che lo stesso magistero del Papa andava in quella direzione. L'unico che rimane, appunto, come vi dicevo prima, è Don Pio Mazzolato. La situazione cambia quando Pio XII diventa Giovanni XXIII. Perché Giovanni XXIII porta un approccio diverso rispetto alla pace. Pubblica nel 63 la pace mintertis, e con la pace mintertis nasce un dibattito diverso all'interno del mondo cattolico. Questo dibattito, passaggio diverso all'interno del mondo cattolico, ha una sua storia interna, cioè che è fatta del sindaco democristiano Giorgio Lapira, che proietta Non uccidere, un film che parlava di un obiettore di coscienza condannato, e un seminarista che aveva compiuto un crimine di guerra durante la Seconda Guerra Mondiale, assolto dallo stesso tribunale militare. Era una storia vera, era stata censurata in Italia il film. Lui ugualmente decide di proiettarlo a Firenze. Un anno dopo, nel 62, per la prima volta un cattolico fa obiezione di coscienza, Giuseppe Gozzini, rifacendosi proprio le parole di Giovanni XXIII. Le parole con cui aveva aperto il concilio, ancora non era uscita la pace interna. Poco dopo la condanna di Gozzini, Ernesto Balducci interviene in difesa di Gozzini, dicendo che comunque gli obiettori meritavano almeno silenziosa ammirazione. Bene, Ernesto Balducci viene assolto in primo grado e condannato in secondo grado, con una sentenza nella quale viene accusato di frode per non aver replicato l'autentico pensiero della Chiesa. Ora voi immaginate un tribunale civile che condanna un sacerdote per frode dicendo che non ha interpretato autenticamente il pensiero della Chiesa, senza che ci fosse tra l'altro nessuna misura contro Balducci da parte della Chiesa stessa.
Quindi è tanto che alcuni giornali laici come Il Mondo parlano di un magistrato teologo, facendo riferimento a un ritorno alla Chiesa del Seicento in cui il diritto dello Stato e il diritto canonico sembrano sovrapposti. E poi c'è il caso famoso di Don Milani nel 65, la lettera ai cappellani militari, una lettera, soprattutto quella ai giudici, che forse è ancora più bella della lettera ai cappellani militari, che sarebbero diventati poi due testi culto del 68, insieme alla lettera a una professoressa. Accanto, diciamo, a questi episodi, anche Don Milani assolto in primo grado, e il giornalista su Rinascita, tra l'altro, era apparso, e anche ci dà l'idea di un cambiamento dello stesso mondo comunista, e pubblica la lettera di Don Milani. Su Rinascita, Luca Pavolini, che è il direttore responsabile di Rinascita, viene condannato in secondo grado per aver pubblicato la lettera di Don Milani ai cappellani. Accanto, diciamo, a questi episodi c'è poi il dibattito della Chiesa ufficiale. Durante il Concilio Vaticano II, l'obiezione di coscienza è una delle istanze che sono discusse all'interno del Concilio Vaticano II. Ci sono degli schemi molto avanzati. Per esempio, il vescovo di Sudea, Roberts, propone addirittura uno schema sull'obiezione di coscienza che rimanda il caso di Franz Jägerstadt, qui forse qualcuno ha visto il film di Malik uscito di recente. Alla fine viene utilizzata una formula di compromesso, anche perché i vescovi americani, siamo nel pieno della guerra del Vietnam, non vogliono che venga riconosciuta l'obiezione di coscienza, però la dichiarazione finale è un auspicio, è cum videtur, sembra giusto che le leggi provvedano umanamente al caso di coloro che per motivi di coscienza ricusano l'uso delle armi, mentre tuttavia accettano qualche altra forma di servizio della comunità umana. Ora uno può dire è una formula debolissima, però è una formula che è una specie di grimaldello, perché da quel momento un giudice che prima poteva scrivere e un sacerdote non interpretava il pensiero autentico della Chiesa, ora non può più farlo. Perché diciamo, una Costituzione conciliare è il documento massimo che la Chiesa può emettere. E da questo momento, diciamo, il cambiamento di approccio del mondo cattolico comincia a correre. Cardinali come Pellegrino a Torino o Carraro a Verona avrebbero preso posizione a favore dell'obiezione di coscienza, fino ad arrivare a casi come un organo ufficiale, la Pontificia Commissione Justitia et Pax, che esorta le organizzazioni cattoliche a farsi prendere in considerazione come istituzioni di servizio civile, dove il servizio civile è riconosciuto, e ad avere simpatia per gli obiettori di coscienza. Siamo nel 69, Pontificia Commissione Justitia et Pax. E a un certo punto conclude il documento citando Kennedy, dicendo che la guerra sarebbe esistita fino al giorno lontano in cui l'obiettore di coscienza non godrà del medesimo prestigio del guerrino. Nel 71, e questo lo cito perché siamo in questa zona, Conferenza Episcopale delle Tre Venezie, presieduta dal patriarca di Venezia all'epoca Albino Luciani, chiede che il sinodo dei vescovi, alla luce della Gaudium et Spes, porti a un contrasto alla militarizzazione progressiva e si esprima sul rispetto dovuto alla libertà di coscienza individuale e al valore di una retta interpretazione nelle pace tra le nazioni. Questo documento del sinodo delle Tre Venezie viene recepito dal sinodo episcopale, anche se in maniera più cauta, non con questa forma così forte, e quindi abbiamo proprio un passaggio verso un riconoscimento dell'obiezione di coscienza da parte della Chiesa, anche perché teniamo conto che è cambiato il contesto. Negli anni 60 abbiamo il caso di sacerdoti che prendono le armi in America Latina. E allora l'idea, come Camillo Torres, l'idea di una resistenza non violenta
diventa preferibile rispetto alla possibilità che una parte della Chiesa, proprio dove tra l'altro abbiamo situazioni di gravissima ingiustizia molto grave, ma anche di connivenze di parti della Chiesa cattolica con regimi politici dittatoriali, quindi preti che vengono dal basso, comunità di base che invece parteggiano con i campesinos, e lo fanno fino al punto di prendere le armi. Allora l'idea di proporre l'obiezione di coscienza e la non violenza come forme di resistenza del cristiano prende via via sempre più forza, fino ad essere, ad avere quasi un avallo dal magistero papale, già nella popolare in progresso. Proprio nel testo degli anni 70, nel 1972 viene approvata la legge 772. Quale fu il ruolo dei cattolici e quale fu invece il ruolo di un partito che inizia a emergere in quel momento, dei radicali, nell'approvazione della legge? Vi parlo tanto, ma le domande sono veramente puntuali, precise e sollevano un sacco di questioni. Diciamo, i cattolici, Giovanni Marcora era un democristiano, c'è una componente della sinistra cattolica, Giovanni Marcora, quello che poi propone la legge 772, con tutti i limiti che la legge 772 ha. C'era una sinistra democristiana che era piuttosto favorevole a un riconoscimento dell'obiezione di coscienza e anche una parificazione tra servizio civile e servizio militare, in particolare Carlo Fracanzani della zona Verovigo. Non so se tra Padova e Verovigo, mi pare. Il Conte Rosso. A Canzani, ho questa reminiscenza. Dunque, Canzani è tra i fautori, tra l'altro aderisce alla Lega per il riconoscimento dell'obiezione di coscienza e porta avanti una legge molto avanzata. E poi c'è una partecipazione di obiettori cattolici a Verona, Enzo Melegari, ad esempio, Enzo Bellettato a Rovigo. Quindi il mondo cattolico, soprattutto in quel contesto di base, che via via il mondo cattolico partecipa in tutto e per tutto al 68, con anche spaccature molto forti rispetto alla gerarchia, alla chiesa ufficiale. Pensiamo alle esperienze, la lettera ai cappellani di Don Milani, quanto successo avrebbe avuto e quanto sarebbe stata letta e riletta negli anni 60. Pensiamo alle esperienze come la comunità dell'isolotto di Don Mazzi, cioè la Chiesa Cattolica è attraversata da queste discussioni. E anche la Democrazia Cristiana in qualche modo risente di una componente, di una parte di sinistra che porta a portare avanti, cerca di portare avanti un discorso avanzato sull'obiezione di coscienza. Il Partito Radicale, per canto, secondo me, con le sue contraddizioni, ma è il riferimento, cioè il motore decisivo nell'approvazione di una legge. Cioè, il Partito Radicale ha due grandi effetti. Il primo è quello di saper dare alle battaglie per i diritti civili, divorzio, obiezione di coscienza, la nascita del fuori, il riconoscimento sulla depenalizzazione dell'omosessualità, a dare alle battaglie per i diritti civili una dimensione di massa. È tutto il contesto che favorisce questo. Prima, negli anni 60, alle manifestazioni per l'obiezione di coscienza, quando va bene, partecipano in 20. A Padova, alla manifestazione in cui viene arrestato Alberto Trevisan, sono più di 1000. E quindi vi è questa, diciamo, il Partito Radicale partecipa a questa capacità di dare risonanza alle questioni sui diritti. In secondo luogo, all'interno del Partito Radicale nasce l'idea di passare da un'obiezione di coscienza individuale
a forme di obiezione di coscienza collettiva. Non avrebbero avuto gran successo, al massimo sarebbero stati collettivi di 8-10 obiettori. Però anche qui siamo dentro una dimensione non più individuale, ma una forma di antimilitarismo riguarda i tutti. Il Partito Radicale partecipa, insieme all'antimilitarismo politico, al cambiamento del lessico dell'obiezione. Passa appunto da un'idea intima, spesso spirituale o religiosa, a un'idea politica. Un'obiezione di coscienza perché ci stiamo opponendo a questo sistema classista. L'obiezione di coscienza partecipa alla lotta di classe. E ci sono, per esempio, alcuni avvicinamenti da collettivi degli obiettori di coscienza, altre forme di antimilitarismo, per esempio quello dei PID di lotta continua, meno rispetto ai collettivi del manifesto. Ma rispetto ai PID, ai proletari in divisa di lotta continua e obiettori di coscienza, in alcuni casi manifestano insieme, per esempio le marce antimilitariste. Poi il Partito Radicale è decisivo perché il riconoscimento della legge 772 avviene sull'onda di un lunghissimo digiuno portato avanti da Alberto Gardini e Marco Pannella, cominciato il 1 ottobre del 72, durato fino all'8 novembre, quindi circa 38 giorni di digiuno, in cui intervengono a sostegno di Pannella e Gardin anche personalità cattoliche, da Balducci a Bettazzi, ma alcuni premi Nobel a livello internazionale, in particolare dalla Francia, Eric Boll, dalla Germania. E oltre a questo fatto, Pannella interrompe il digiuno solo quando riesce a imporre al Parlamento italiano un calendario molto preciso per giungere al riconoscimento dell'obiezione di coscienza entro Natale. Quindi diciamo il Partito Radicale ha un ruolo, a mio avviso, decisivo nell'aver portato all'approvazione della legge il 15 dicembre del 72, affiancato ad altri movimenti che magari si potevano ritrovare in conflitto a volte col Partito Radicale. Anche lo stesso Movimento Non Violento aveva un'altra ispirazione rispetto al Partito Radicale. Ci sono anche alcune contraddizioni del Partito Radicale. Per esempio, il Partito Radicale non avrebbe mai riconosciuto, o comunque non avrebbe mai dato il giusto merito, il giusto riconoscimento a una figura come Aldo Cappuccini. O comunque non si pone come continuatore di una storia che l'aveva preceduta, ma se ne appropria. Mi ha sempre sorpreso, per esempio, che Pannella impari la forma di lotta di digiuno da un anarchico francese, Louis Lesson, che aveva ottenuto l'obiezione di coscienza in Francia con un digiuno, e mentre Pannella era inviato in Francia partecipa ad alcuni digiuni di Louis Lesson. Io in tutti i documenti del Partito Radicale non ho mai trovato un riferimento a Louis Lesson. Cioè, ogni tanto è presente questa forma di autoreferenzialità presente nel Partito Radicale, che non ne cancella la forza e il merito nel poi aver portato alla legge 772. E c'è sempre questa ambivalenza, autoreferenzialità da un lato, dall'altro una capacità di coinvolgimento. Le marce antimilitariste avevano momenti di decisione partecipata, che tuttora si veniva deciso il programma, che tuttora era una democrazia dal basso, ed era un'impronta data dal Partito Radicale, e aveva un carattere democratico, diciamo, di base piuttosto interessante, ecco. Quindi c'è sempre questa ambivalenza all'interno, almeno da quello che ho potuto vedere nel comportamento del Partito Radicale su questione di coscienza. Da un lato un appropriarsi quasi dell'istanza, dall'altra però una capacità di dare in effetti un'accelerazione decisiva. Certo, adesso queste spinte all'interno della cattolica.
in termini numerici, quanto erano rilevanti? Perché sembra, da come ne parla, così, non è tantissima, eppure io sono gestore. Ho intuito perché insomma. Cioè, sicure di fronte a una città che come prima lei diceva, per esempio, era nettamente contro la teologia della rivoluzione, ma non solo per la struttura si è fatta anche nel movimento, non ci si sia scendere. Una chiesa che tanto in banco oggi lo trasferiamo, una chiesa che si era quasi apertamente a fianco alla B2, che supporta quella DC, quella DC andreottiano, che rende l'Italia una classifica. Allora, quante queste scritte potevano contare? Senta il mio quantitativo che qualitativo. Sì, non utilizzerei, cioè nel senso, le democrazie hanno spesso elementi di deviazione e che in qualche modo ne offuscano alcuni aspetti. Non credo si possa dire che in nessun momento della storia repubblicana siamo stati vicini a una dittatura, anzi possiamo dire che i tentativi di colpo di Stato sono sempre, magari in maniera a tratti contraddittoria, magari con in maniera inquietante in alcuni momenti, però sono stati respinti. Dal caso De Lorenzo al caso Iunio Valerio Borghese e le stesse deviazioni dei servizi segreti che sono state, caso Miceli ad esempio, l'inquinamento di Piazza delle stragi di Piazza Fontana, sono tutti elementi che assolutamente ci sono stati, ma non possiamo dire che quella strategia della tensione abbia preso il sopravvento. Quindi c'è stata la parte, diciamo, democratica dello Stato con contraddizioni, con oscillazioni, però ha retto. Sì, perdono. Sì, allora, questo... No, riposato, però... No, però questo... ma lo dico proprio per entrare in dialogo con... Anche perché, anzi, mi piace molto, ecco, poi ci siano anche pareri diversi rispetto a quello che ho detto, perché... credo sia la cosa anzi più utile e più bella, no? Quando c'è un dialogo e non... allora, io credo, sono d'accordo, era minoritario. Però era una minoranza non marginale. Teniamo presente che accanto alla chiesa ufficiale, per esempio... quella di Paolo VI, comunque una chiesa diversa da quella successiva degli anni 70, diciamo della fine degli anni 70 e degli anni 80, nella chiesa di Paolo VI e anche nella chiesa di Giovanni XXIII c'erano anche spinte antipapali, come tuttora, che venivano ancora più da destra. Quando Giovanni XXIII veniva chiamato Nikita Roncalli, quando nasce si costituisce un partito romano che spinge perché la democrazia cristiana, e questo accade nel 52 con l'operazione Sturzo, ma accade per tutti gli anni 60, come un bel libro di Guido Panvini ha rilevato proprio sull'altro album di Famiglia, rifacendosi al testo della Rossanda, andando a vedere i rapporti tra Chiesa Cattolica e lotta armata, sia a sinistra ma anche a destra. Cioè, in quel contesto noi abbiamo anche delle pressioni perché, per esempio, la Democrazia Cristiana stabilisca un'alleanza organica con l'MSI. Questa cosa non passa. Dobbiamo sempre immaginare sia la Democrazia Cristiana con la sua congerie di correnti, ma ancora di più la Chiesa Cattolica, una compresenza di correnti molto diverse che in qualche modo trovano talvolta dei punti di equilibrio che su alcuni punti, per esempio la questione dell'obiezione di coscienza, spostano la Chiesa più avanti, in alcune, ma anche l'apertura del mondo, cioè un'enciclica come la Popolare un Progresso. Era impensabile 10 anni. E questo avviene perché c'è comunque una Chiesa di base, una Chiesa che porta avanti una visione molto
più avanzata, siamo a Balducci, appunto, un vescovo come Bettazzi. Negli anni 50 era impensabile che Bettazzi potesse prendere in mano Pax Christi e costruire un movimento che portava avanti la pace, la non violenza, l'obiezione di coscienza e facesse delle marce per la pace cattoliche. Le marce per la pace erano nate in ambiente laico, era stato Capitini a inventarne. Quindi questo è, passaggio in avanti c'è. Poi diciamo c'è un altro elemento, cioè che il mondo cattolico partecipa al 68, ne è influenzato soprattutto i giovani, e tra i giovani cattolici ci sono discussioni su moltissime questioni che per la Chiesa erano tabù, dalla questione dei rapporti prematrimoniali, il divorzio, la questione dell'aborto, sono tutte questioni che vengono discusse anche dentro il mondo cattolico. Quindi, diciamo, oltre ad avere orientamenti politici diversi, abbiamo anche scontri generazionali, cioè, anzi, scusami, orientamenti ideali e orientamenti politici diversi, abbiamo anche scontri generazionali che attraversano il mondo cattolico e che un poco ci dicono che il mondo cattolico molte volte è piuttosto plastico rispetto alla società, cioè dentro la Chiesa cattolica noi rivediamo molte volte una contrapposizione politica, una presenza di proposte valoriali molto stratificate, molto differenti, e in realtà la cosa che le accomuna credo sia il rapporto con, cioè che vi è un riferimento alla rivelazione, un riferimento almeno ideale al magistero papale, al Vangelo, e questo quindi rimane un elemento che tiene insieme la Chiesa cattolica. Poi nella maniera in cui si confronta con la società troviamo spesso uno spettro di posizioni molto differenti, che vanno appunto dalla cospirazione per creare un contesto, quasi un autoritarismo di modello franchista, alla teologia della rivoluzione. E il magistero papale come si pone? Un po' al centro rispetto a queste spinte comuni. È un po' in forme di mediazione in cui in alcuni casi abbiamo veramente delle posizioni più avanzate, in alcuni casi magari più conservative. Ma c'è anche la conferenza di Puebla, perché viene affrontato il tema della libertà e dell'introduzione del cristianesimo nei paesi. La Chiesa si impegna in primo luogo a conoscere se si incarna nella realtà del popolo. Mentre abbiamo esempi di una Chiesa che non è più romano-centrica, ma di una Chiesa che è orientata oltre i confini dell'Europa, dell'Italia e dell'Europa, tanto che adesso abbiamo un Papa che viene dall'America Latina, che è una volta più fede. No, cioè, secondo me, assolutamente, l'idea di un momento, cioè l'obiezione di coscienza rispetto alla Chiesa è interessante, proprio quello che diceva proprio adesso, perché fa emergere il conflitto che negli anni 50 rimane latente, rimane nascosto, si parla di diaclasi, cioè di una fottura che c'è ma non si vede, è profonda ma non si vede in superficie, e negli anni 60 scopre, emerge. E questo conflitto lo troviamo all'interno della Chiesa, come attraverso altri ambiti, attraverso anche il mondo cattolico. Tensioni anche forti in alcuni momenti. Il Concilio Vaticano II ha tensioni molto forti. Ci sono domande? Sono domande? Che riflessioni, eh? Cioè adesso sembra il contesto anche online, anche riflessioni, anche... Molto chiaro, molto
Anche noi, veramente. Adesso vorrei... Noi facciamo parte anche di Touch Christie e qui a Venezia abbiamo tutto Pace che lavora e proprio sabato scorso qui in cinema è stato proiettato il film quello che è Peter ed è stata una cosa perché è stato organizzato la mattina per le scuole con Comina che ha scritto un libro e quindi c'era l'autore del libro che ha presentato e c'erano gli studenti di un liceo qui di Mogliano. Non erano tanti, però hanno fatto, per esempio, lo scrittore è stato molto contento perché questi ragazzi, cioè veramente, era appunto sul giorno della memoria e quindi sulle praticamente come l'obiettore di coscienza proprio il personificato di questo austriaco che ha dato la vita insomma per non giurare a Hitler, diciamo la sottomissione a Hitler. Ma questi ragazzi hanno avuto un'etica tale che veramente ha colpito tutto, proprio si vedeva che questi ragazzi avevano bisogno di inserirsi diciamo in queste notizie, di questi sentimenti che venivano trasmessi e poi nel pomeriggio ci sono state due proiezioni per le persone diciamo, ed è stato veramente molto partecipato perché il gestore del cinema ha detto quando volete venire e direttamente ultimamente non aveva mai visto tanta gente entrare nel cinema, ma è stata un'esperienza veramente profonda diciamo, per conoscere questo personaggio che in Europa non è stato, cioè, è stato sepolto per decenni, cioè, mentre era molto conosciuto in America Latina, soprattutto in America, che era venuto fuori il discorso con al tempo del Vietnam. Addirittura ci sono proprio quando parlavo prima del fatto che la Chiesa avesse dato una negli anni 50 una linea ufficiosa di contrarietà all'obiezione di coscienza. Tra le questioni c'è anche che stava emergendo in Austria il caso di Franz Jägerstadt e la conferenza episcopale austriaca aspetta c'è io volevo prima di congedarmi, se posso, allora, per capire anche lo spirito di questa casa, ho trovato il libro che ha scritto Padre Silvio, che è un autore di questa casa. Leggo l'ultima parte, il capitolo dove racconto tutti gli incontri che ha avuto. In seguito abbiamo potuto verificare la bontà di queste scelte. Che sia pure il nostro piccolo, anche l'impossibile diventa possibile. Con Ernesto Riviero, con il quale abbiamo condiviso il periodo romantico della Lega Missionaria Studenti. Abbiamo capito che gli arsenali di guerra dovevano essere trasformati in arsenali di pace e che si poteva rinunciare alle armi se si impone ad un tavolo. Con padre Iannacone, quella foto che abbiamo visto di là, ormai avanti con gli anni, e sapeva incantare i giovani con il candore di un bambino. Abbiamo visto che nello Sri Lanka, nella guerra civile, si può realizzare un villaggio come il Concordia, dove convivono e collaborano quattro etnie, altrove in sanguinoso conflitto, cioè buddisti, musulmani, hindù e cristiani. Abbiamo visto lui stesso inviato invitato a parlare nella moschea o dai buddisti, proprio a questa nostra utopia, per esperienza personale. Ricordo un episodio assai significativo. Eravamo giunti a Kigali, in Ruanda, dopo un viaggio aereo che costava in turno. Tenutisi i bagagli che contenevano i pezzi di cambio e le turbine del Kivu, turbine elettriche, del Congo ex Zaire. Osservavamo di fronte a noi
la grande sala destinata ai VIP delle multinazionali del caffè. Ecco, si diceva, dati sono gli uomini veramente importanti. Noi qui siamo i Don Chisciotte del terzo mondo, gli imbecilli che fanno tanta tenerezza, nulla di più sui giornali che contano. Eppure, a distanza di qualche anno, ritorna la domanda, e forse non soltanto a noi. Che fine hanno fatto gli interventi delle multinazionali e della cooperazione italiana? Ma le piccole turbine dei nostri volontari, a fianco della gente, del luogo, anche in questo momento stanno cercando vita, luce e fiducia, un piccolo miracolo dell'impossibile. E le turbine stanno girando ancora adesso. Mentre la centrale è stata in Congo dalla cooperativa internazionale, è durato 6 mesi, perché non c'erano i partiti di ricambio. Possiamo ringraziare? Sì, volevo ringraziare il professor Marco Labate e anche tutti quelli che hanno partecipato online in presenza all'incontro. Va bene, salutiamo tutti.